Festival di Sanremo 2024. Amadeus in lacrime. La terribile notizia di poco fa dopo il festival. Purtroppo mi devo. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Amadeus si è lasciato andare alle lacrime durante l'ultima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2024, poiché per lui questo evento segna la fine di un'epoca. Purtroppo mi devo fermare, ha dichiarato Amadeus. Tuttavia, il conduttore non esclude del tutto la possibilità di un ritorno in futuro, nonostante le sue dichiarazioni definitive. Ha ricevuto una standing ovation e, visibilmente commosso, ha espresso il suo amore per Sanremo e l'onore di avervi partecipato per il quinto anno consecutivo. Ora basta, altrimenti mi fate veramente commuovere, afferma Amadeus. Amadeus ha dichiarato di sentire il bisogno di fermarsi per poter esplorare nuove opportunità e trovare idee fresche, ringraziando la Rai per il suo sostegno e la fiducia. Ha aperto alla possibilità di un ritorno futuro, affermando che la sua porta sarà sempre aperta. Sebbene non sia previsto il suo ritorno come conduttore nel 2025 e probabilmente neanche nel 2026, Amadeus non esclude di tornare in un futuro più lontano. Ha rivelato che la Rai gli aveva proposto di lavorare con Fiorello in un altro programma, ma al momento entrambi hanno altri progetti. Ci sono voci che la Rai stia considerando di convincere Amadeus a condurre anche l'edizione 2025 del festival, date le straordinarie performance di quest'anno, sia in termini di ascolti che di pubblicità. La kermesse di quest'anno ha registrato incassi eccezionali, rendendo difficile trovare un conduttore in grado di ottenere risultati simili. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.